Siamo alla cena dei viticoltori di Carpenè Malvolti, il ventennale. Carpenè Malvolti riunisce ogni anno da 20 anni tutti i propri viticoltori che conferiscono le uve in Carpenè. Ma è un anno speciale perché è anche l'anno che decreta la nascita di un nuovo prodotto, il Puxinum, un prodotto dal nome antico ma che svolta con un'eccellenza del prosecco molto particolare. Ma le novità di Carpenè Malvolti le sentiamo dalla voce del presidente Etile Carpenè. Ventennale di questa cena dei viticoltori di Carpenè Malvolti, di vino sotto i ponti ne è passato molto e ancora molto c'è da fare. Sì, di vino ne è passato molto e anche di anni, ed è stato l'inizio di una collaborazione diversa, più intensa e più vicina ai collaboratori, e i viticoltori più vicini a noi. L'obiettivo era di incentivarli a produrre meglio per presentare sul mercato il meglio del prosecco. A distanza di 20 anni direi che l'obiettivo è stato centrato, anche se come sempre c'è ancora tanto da lavorare, bisogna ancora migliorare tanto. Carpenè Malvolti ha sempre lavorato per proporre il massimo della qualità. Adesso più che mai si è data nuovamente questo obiettivo, non solo come qualità di prodotto, ma cercando di dargli anche più immagine. La bandiera di questo è il Puxinum, un'edizione limitatissima, prodotta con le migliori uve, non tanto e soltanto secondo noi, ma anche secondo un numero ristretto dei nostri viticoltori, che è la giuria che ogni anno premia il migliore di loro. Quindi prodotto solo con queste, abbigliato in modo particolare, che deve essere proprio la bandiera dell'eccellenza del territorio. Poi c'è una ristrutturazione in corso dove Carpenè Malvolti regalerà anche un museo, no? Alla città, sì. Sarà proprio una porta d'accesso alla città. Fra dunque 3 anni Carpenè Malvolti compie 150 anni, è una data importante, siamo posti l'obiettivo di dire, beh, vediamo di dare un servizio alla città, vediamo di dare qualcosa di più, vediamo di creare un'area proprio negli edifici più storici delle aziende, un'area di accoglienza, vediamo di creare un punto dove fare cultura, dove presentare eventi di alto livello, che sia un po' un riferimento per Conegliano e la sua cittadinanza. Il pubblico potrà vedere le varie fasi produttive e io spero capire il fascino che c'è in un vino, in una famiglia, dei viticoltori, una città che ha fatto come obiettivo della sua vita il vino, il buon vino.